Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. E Menzolini, che cos'è? Non so, sai, è un virus brutto che gira, cioè che cos'è? Non mi puoi chiedere, diciamo, di interpretare ragionamenti, discorsi, affermazioni fatti da altri. Io quello che penso, che poi oltretutto è stata la linea del giornale che dirigo, è sempre stato questo: c'è una responsabilità da parte della Russia, che c'è stato, diciamo, un obbligo morale da parte dell'Unione Europea di intervenire, c'è un obbligo morale di continuare a provvedere dal punto di vista degli armamenti, via dicendo. Ora dico però anche una cosa, che siamo in una situazione abbastanza problematica. Tu stai ragionando sul tempo, sulla possibilità che i russi si riprendano Bakhmut, no? Mentre noi si ragiona, per evitare la guerra, sulla possibilità che invece gli ucraini si riprendano la Crimea. Anche lì è una mezza parodia, scusami, drammatica, ma è una parodia. Il problema è che lì, ma si capiva fin dall'inizio, nessuno dei due eserciti può vincere. L'unica cosa che possono farlo è mietere ancora vittime. Per cui, salvaguardando l'Ucraina oggi e domani, dandogli tutto quello che gli serve, perché siamo obbligati a farlo, per difendersi, uno dovrebbe cominciare anche a interrogarsi sulla possibilità di un equilibrio, cioè sulla possibilità di trovare a un certo punto una pace, magari non dichiarata, ma che eviti ancora il fatto che giorno dopo giorno ci siano migliaia e migliaia di persone che lasciano la vita. Che immagini stiamo vedendo, Alessio? Queste sono immagini che arrivano da Kiev, la visita del numero uno dell'ONU Guterres al presidente ucraino Zelensky, in questo caso con i saluti militari. Molto si è discusso di tematiche legate alla guerra, al futuro della guerra, ma anche dell'accordo sul grano, perché è questione di questi giorni anche il fatto che la Russia ha rialzato la posta in gioco dicendo: vogliamo che i nostri interessi siano contemperati. E quindi di interrompere quell'accordo che, lo ricordiamo, fu raggiunto tramite, cioè con l'aiuto, diciamo, di Erdogan, no? In quel caso, e si era proposto come mediatore. E Augusto, grazie.